Ora mi sono tolto la giacca perché in effetti da presentatore passo a relatore con il team di Alfred, qui c'è anche Salvatore Merone. Cambiamo un attimo computer. Probabilmente se qualcuno di voi è già venuto a un Linux Day già conosce Alfred o è venuto all'Open Hardware Day, qualcuno ci sta? No? Sì, ah, per fortuna, ok. Perdonandolo, ancora sta imparando. Scusate un attimo per questa breve interruzione. Perfetto, allora. Le Corbusier, in un suo trattato di architettura nel 1923, disse che la casa è una macchina per vivere. Diciamo che Alfred tenta di arrivare a questo concetto. Ok. Vediamo un attimo un filmato che è quello classico che vediamo sempre, per chi già ha visto qualche presentazione di Alfred. Buongiorno, sono le 7. La temperatura di Malibu è di 22 gradi, poco nuvoloso. Buone condizioni per fare surf con onde alte fino a petto. L'alta marea sarà alle 10. Allora, questo è un film che penso ormai ben noto, che si chiama Iron Man, della Marvel. E c'è questa casa domotica con intelligenza artificiale che si chiama Jarvis. Diciamo, controlla tutta la casa, dà le previsioni meteo, diciamo tutto ciò che ci potrebbe essere utile. E vediamo. Che ha effetti poi ha dei controlli di sicurezza e delle protezioni. Gestisce la casa. Perfetto. Allora, questo diciamo potrebbe essere un concetto simile a quello che è Alfred, o meglio, come è nato Alfred, cioè per imitare questo. Alfred in effetti vi ricorda anche un altro nome, che è quello del maggiordomo di Batman. Perché proprio Alfred? Perché il maggiordomo di Batman in effetti è una delle persone più affidabili che esistano. Ma Alfred è anche un acronimo, significa Automatic Linker for Remote Electrical Devices. Cosa significa? È un collegatore automatico per dispositivi elettrici che si trovano in remoto. Vediamo bene nei dettagli cos'è. Allora, è un insieme modulare di Internet of Things. In effetti, spesso diciamo anche Intranet of Things, perché potrebbe anche funzionare in locale. È componibile, e questa in effetti è la prima rivoluzione, perché è compatibile con qualsiasi dispositivo. Cioè, possiamo utilizzare in Internet of Things dei protocolli Zigbee, dei protocolli Wi-Fi, Ethernet, Infrared, X10, eccetera, collegati tra di loro. Naturalmente è low cost. Sulla concorrenza della domotica noi manteniamo dei prezzi che effettivamente in produzione sono molto, ma molto più bassi. Anche a livello di 80% in meno. È low power, noi siamo green, essendo un dispositivo che deve essere acceso 24 ore su 24, 365 giorni su 365, naturalmente non ci deve pesare sulla bolletta, quindi tutta l'elettronica è progettata per consumare poco. Deve essere facile da utilizzare. Perché facile da utilizzare? Perché il nostro, diciamo, target di utenti è vasto. In una casa ci sono bambini, adulti, ragazzi e anziani. Noi puntiamo a tutti. E
e quindi deve essere davvero molto semplice da utilizzare e poi deve essere facile da costruire. Questa è una cosa molto particolare, perché in effetti Alfred è open source, open hardware e ha una mentalità molto maker, quindi deve avere pochi elementi che siano semplici, possano essere anche facilmente reperibili sul mercato e quindi chiunque deve poterlo costruire, quindi senza acquistarlo. Ok, ad esempio ad Alfred possiamo collegare delle lampadine, delle prese della corrente banalmente, o per il concetto che dicevo prima che deve essere facile da costruire, come dispositivo remoto potrei collegare ad esempio un qualcosa fatto con un embed o con un Arduino, come ad esempio l'Analog Weather Station che costruimmo durante un hackathon per gli Open Data. Oppure potremmo iniziare a pensare di utilizzare degli applicativi su Alfred e quindi collegarli poi ai nostri dispositivi, come ad esempio Telegram o un servizio qualunque di mail. E poi agganciare protocolli che già esistono, come ad esempio X10, che è un altro protocollo di domotica, su cui si trovano già parecchi impianti, alla nostra centralina, adoperando delle funzioni molto più avanzate. Possiamo vedere ad esempio questo filmato? Questo esempio potrebbe essere un'applicazione di Alfred, cioè non per forza accendere la luce di casa, della cucina, spegnere il forno, ma fare cose abbastanza simpatiche giusto per divertirci, perché tanto in effetti per la mentalità di Alfred ogni dispositivo è componibile e realizzabile da sé e quindi possiamo avere infinite applicazioni. Adesso praticamente vi farò parlare con Sal, che attualmente è il maggiore sviluppatore di Alfred. Buonasera. Come diceva Giovanni, Alfred è un sistema di domotica componibile e abbiamo, per chi ha seguito anche altri nostri talk nelle precedenti versioni, nelle precedenti edizioni del Linux Day, dell'Open Hardware Day, abbiamo parlato di come Alfred sia scritto in Python, il core sia scritto in Python, il core può essere visto come l'applicativo server di Alfred. Abbiamo migrato ad Alfred 3, il codice precedente era scritto in Python 2, abbiamo utilizzato Python 3, siccome la versione di Python 2, la versione 2 di Python verrà supportata solo fino al 2020. Abbiamo introdotto un nuovo concetto di ALI, la ALI è la Automatic Linker Interface, il protocollo di comunicazione tra le centraline Alfred, tra i device Alfred e tra le interfacce Alfred. E è stata riprogettata la ALI da capo per consentire uno sviluppo più semplice e soprattutto retrocompatibile. Siamo a buon punto sulla scrittura della documentazione. La documentazione, anche prima si parlava di community, la documentazione è il caposaldo di una community open source. Senza documentazione il codice è difficile da comprendere. E quali sono i nostri piani a breve termine? Vogliamo avere una ALI stabile, che sia stabile nel tempo, con cui si possa sviluppare nuove versioni senza rompere la compatibilità con le versioni precedenti. Vogliamo raggiungere un'affidabilità del codice del server perché Alfred andrà nelle nostre case. Alfred dovrà essere sicuro, dovrà essere affidabile. E immaginate la notte, siete fuori casa, si spegne Alfred e non potete più entrare a casa, è un problema. E i device devono essere facili da programmare. Devono essere facili da costruire anche a livello hardware, ma soprattutto facili da programmare, perché l'hardware senza il software non è nulla. Ok, allora praticamente come funziona in effetti il progetto Alfred come progetto open source? Allora, esiste un core team che attualmente è composto da 4 persone che si occupano sia di software sia di hardware, quindi stiamo progettando le elettroniche di potenza, naturalmente tutti i software, le librerie, le documentazioni, eccetera. Parallelamente al core team, che attualmente sta lavorando su questa versione alfa che non è ancora distribuita, perché diciamo la riteniamo troppo instabile, in effetti funziona, però non vogliamo ancora distribuirla, ci sarà una community. Ecco perché siamo a questo Linux Day, che era sulle community. La community di Alfred funzionerà molto come il Together di Jolla,
oppure come quella di Embed o come quella di Arduino. Cioè, ognuno potrà fare delle richieste al core team in maniera tale da sapere come dirigersi nel tempo, nell'evoluzione del progetto, e anche caricare dei propri progetti, come se fossero delle app, che non sono soltanto software, ma anche hardware. E quindi questo è l'Alfred Project. Ora abbiamo praticamente, siamo quattro persone che lavorano al core team, uno si occupa della sicurezza, un altro dell'elettronica, io un po' di tutto e lui di tutti i software. Ci servono altre persone. Prima di tutto ci serve una persona che si occupi dell'elettronica di potenza e anche un analista e sviluppatore. Quindi noi stiamo facendo quel famoso join us che c'era nel titolo. Chiunque voglia collaborare con noi è benvenuto, basta che rispetti queste caratteristiche. Per quanto riguarda l'elettronica di potenza, deve avere un'ottima conoscenza sui relay a stato solido. Come ho sempre detto, Alfred non ha, nella sua versione, diciamo quella preconfezionata che noi progettiamo, non ha relay elettromeccanici, li troviamo troppo inaffidabili. Quindi è tutto fatto a stato solido. Non si riscaldano, non hanno problemi nel tempo, sono molto più longevi, quindi non hanno scintille, eccetera. Quindi diciamo possono essere utilizzati anche in ambienti diversi da quello domestico, anche in ambito industriale. Gli alimentatori, naturalmente sono, ogni dispositivo sarà alimentato sempre 24 ore su 24, 365 giorni, sempre così all'infinito. E poi deve conoscere tutte le norme che vigono in Italia, ma principalmente all'estero, per avere le certificazioni per la produzione. Naturalmente questi dispositivi alla fine verranno venduti. Diciamo, saranno una delle maniere con cui Alfred potrebbe guadagnare dei soldi. Ok, ci serve anche uno sviluppatore e un analista nella stessa persona, che praticamente deve conoscere come sviluppare interfacce web in HTML5. Già vi parlai all'Open Hardware Day, per chi ci stava, che praticamente stavamo realizzando una nuova interfaccia basata, noi ci ispiriamo ad Esker come artista, diciamo, per questa interfaccia. È qualcosa di abbastanza lunatico, che quando sarà pubblica sarà abbastanza divertente, pure perché è abbastanza innovativo di tutto. E poi deve conoscere il database, come progettare il database, perché in effetti Alfred poi potrebbe interfacciarsi con altri Alfred, quindi bisogna progettare per la retrocompatibilità, nel tempo l'evoluzione, un certo numero di dispositivi, perché ad esempio un Alfred potrebbe avere più di 200.000 dispositivi collegati, se pensiamo non una rete di domotica ma una rete di sensori. Vi ho detto che è un modular IoT, posso collegarci qualsiasi cosa in IoT. E poi deve conoscere Python e Tornado, perché sono, diciamo, il pane quotidiano di Alfred, tutto è basato su Tornado. Utilizziamo il WebSocket come canale principale di comunicazione. Naturalmente Python è uno dei linguaggi più semplici per implementarli. Per ritornare al discorso, deve essere semplice da costruire. Ok, i requisiti in comune che devono avere, diciamo, chi vorrebbe lavorare in un ambito generico con noi. Allora, deve avere una certa agilità mentale, perché diciamo, come si dice nelle band, non voglio il chitarrista ma voglio il polistrumentista, cioè quello che ti capita da suonare quello suoni. In effetti sì, ci serve un analista e programmatore, ma se conoscessi anche un po' di elettronica, molto comodo, perché spesso oscilliamo tra un settore che è server, quindi noi ci troviamo su Linux, Debian, fino ad arrivare a qualcosa che sono tipo PIC, ARM, M0, eccetera. Esatto, l'ESP 8266, che è praticamente il nostro target di referenza. Naturalmente deve conoscere molto bene l'inglese, perché tutte le comunicazioni interne avvengono in inglese. Noi già nei nostri repository interni sono tutti quanti in inglese, tutte le commit in inglese, issue in inglese, perché sono già concepite per essere pubbliche su un target mondiale. Siamo già stati contattati dall'Arduino community messicana, francese, inglese, tedesca, siamo arrivati fino in Australia, quindi in effetti è abbastanza noto come progetto. E poi deve saper lavorare in gruppo. Praticamente è una cosa di base, ma più che lavorare in gruppo, cioè per noi Alfred è come se fosse una famiglia, ci aiutiamo tra di noi, anche per altri problemi, quindi diciamo deve essere una cosa abbastanza semplice. Quindi questo in effetti è quello che volevamo dire con questa presentazione.
cosa è importante, quali sono i principi etici su cui si basa Alfred, e questo è stato ciò che già Alfred in effetti è nato praticamente per un progetto, un contest americano su un giornale, si chiama Circuit Seller e fa parte del gruppo Elector, quindi è uno dei più famosi giornali al mondo di DSP. E nacque praticamente appunto con questi principi di fare della domotica che però sia open source e lo sarà sempre, cioè io non voglio che in casa mia metto un sistema e non so come funziona, devo essere, cioè se lo voglio sapere devo sapere ogni minima cosa di quel sistema, allora deve essere open hardware in maniera tale che io lo posso replicare ma non ricomprarlo, posso, se lo voglio fare per me lo riutilizzo. Deve essere maker friendly perché appunto puntiamo su quella community di sviluppatori. Come ho detto spesso, ad esempio potrei pensare non di accendere una lampadina, ma ad esempio di far funzionare un acquario, montarlo ad esempio in un campo per irrigare dei fiori, eccetera. E poi deve essere sicuro ed affidabile. Sicuro nel senso che deve essere inattaccabile, cosa che in effetti non esiste, però al più deve essere abbastanza protetto e naturalmente deve essere affidabile, cioè deve essere un sistema che è acceso 24 ore su 24 non ci deve mai lasciare, appunto proprio come il maggiordomo di Batman. Poi deve essere semplice, che è il concetto di base di Alfred sul quale è nato, e poi questo qui è una cosa abbastanza interessante che mo tutti ne parlano ma in realtà nessuno lo fa. Noi speriamo di riuscire a mantenere questa cosa perché probabilmente i blocchetti di sotto non si sa come sono fatti, ma la nostra vita o la vostra vita, utilizzatori di Alfred futuri, non è una maniera per fare soldi. Noi se ricaviamo dati non li vogliamo, cioè non vogliamo i vostri dati, non vorremmo mai memorizzare dei vostri dati, noi ci teniamo la vostra privacy, perché se io monto Alfred in casa mia non voglio essere spiato, non voglio sapere quante volte accendo la luce nella cucina, quante volte vado in bagno, eccetera. Ognuno sa i fatti propri. Questo è un concetto di base. E quindi, in totale, questo possiamo dire che è Alfred. Come abbiamo detto, Alfred è applicabile non solo in domotica. È un progetto, diciamo, ancora molto grezzo, che si sta evolvendo man mano. Cerchiamo altre persone che vogliano collaborare. Già abbiamo fatto, oggi non l'abbiamo portato qui montato, a Roma sì, poi c'era anche l'Open Hardware Day. Per chiunque voglia sapere maggiori informazioni, abbiamo una pagina Facebook, non abbiamo ancora un sito web perché siamo ancora indecisi su come chiamarlo e quindi questo, diciamo, è il nostro progetto. Se avete domande potete chiederle adesso, oppure sto in giro, oppure ci potete contattare appunto sulla pagina Facebook o tramite i Twitter che stanno all'inizio. No, per chiunque abbia comunque interesse a unirsi al team, magari dopo mi può trovare fuori e ne parliamo, va bene? Se non ci sono altre domande. Altrimenti adesso praticamente fino alle 4 c'è un coffee break sopra il monumentale, quindi si riprende di nuovo alle 4.